Ed è interpellabile, questo lo volevo ricordare, da qualsiasi singolo cittadino, okay? Quindi se a me non mi sta bene che non lo so, le montagne qui intorno viene fatta, non lo so, una cava, dico per dire, oppure una serie di viglietti a schiera, io posso interpellare l'ISPRA e chiedere consiglio. Ed è stato fatto per diverse tappe che appunto del tour, in cui si toccavano spiagge naturali con magari presenza di fratino, che è una specie migratrice a rischio che nidifica appunto proprio sulle dune e appunto diciamo nelle spiagge seminaturali, per la caretta, e una di queste tappe era quella appunto di Rocella Ionica in Calabria. Questa tappa, con il progetto già stabilito sia dalla Trident, che è la compagnia che ha curato il tour di Giovanotti, sia dal WWF, da Giovanotti e dal comune di Rocella Ionica, diciamo tutto il malloppo di carte che erano state fatte è stato inviato all'ISPRA e l'ISPRA ha dato parere negativo, cioè proprio ha detto questo concerto non si può fare, perché diciamo certo che avrà delle ricadute negative sulla nidificazione del fratino, sulla nidificazione della caretta e in generale sulle dune, che ricordiamo sono un habitat protetto da direttiva Habitat, appunto, che è una direttiva internazionale europea che protegge appunto questi ambienti. Il concerto si è fatto lo stesso. Se si vanno a vedere le foto del prima e del dopo, si vede chiaramente che la duna è stata spianata, diciamo tutte appunto le piante perenni che citavamo prima, le ammofila arenarie, gili di mare e quant'altro, sono stati rasi al suolo. C'era anche un nido di corriere in quella zona lì e anche di quello non ce n'è più traccia. E nonostante appunto l'evidenza già da lì fotografica, Giovanotti, WWF e Trident hanno sempre continuato a negare. Un ornitologo, che è Augusto De Santis, non si è fatto, diciamo, scivolare questa cosa sulle spalle, anche perché si era occupato in prima persona di segnalare la presenza del nido di Corriere, che è un parente, un cugino del fratino, della caretta, si era occupato lui di tracciare appunto questo parere negativo da parte dell'ISPRA. E quindi ha fatto una cosa legittima, cioè fare la richiesta di accesso agli atti al comune di Rocella per verificare quali fossero state le richieste da parte della Trident e quindi di Giovanotti. Questo accesso agli atti non l'ha butto per le lunghe, ma è andato avanti, invece di essere completato in 30 giorni come da legge è stato completato in 5 mesi, con plurime diffide, altrimenti non si sarebbero avuti i documenti. Esce fuori che la Trident, quindi la società appunto che ha organizzato il Jova Beach Party, ha espressamente chiesto di sbancare le dune entro, se non ricordo male, marzo-aprile. Quindi non solo... Scusa, ti interrompo, sbancare cosa si intende? Radere al suolo e appianare, quindi, okay. E c'è proprio scritto, avrebbero tolto arbusti, piante e quant'altro nell'area individuata. Ora, innanzitutto, in questa lettera di richiesta di interventi che poi avrebbe dovuto fare il comune e che il comune ha fatto a sue spese, quindi possiamo dire che la Trident è stata il mandante, ma l'esecutore materiale di un reato che si è configurato è stato il comune di Rocella. Quello che possiamo dire è che in questa lettera si riconosce la presenza di una duna, quindi di un habitat tutelato dalla direttiva Habitat, si chiede di eliminarla, di spazzarla via, di appianarla, come se nulla fosse. Questa cosa è stata eseguita ed è, se vogliamo, ancora più grave, perché l'area individuata dal comune di Rocella per tenere il concerto, che ricordiamo avrebbe ospitato 40.000 persone, non è un'area di battigia, ma che era l'area Natura Village, da diciamo piano demaniale del comune di Rocella, ma comprende anche un'area alle spalle, che se si vanno a vedere le cartine è in verde, quindi c'è, diciamo, questo porticciolo, il bagnasciuga grigino e un'area verde retrostante, che è un'area che a catalogo, quindi a catasto appunto del comune di Rocella, è segnalata come E2, cioè area di rinaturalizzazione. È un'area che comprende una duna che sarebbe dovuta essere lasciata in pace in modo tale da crescere, perché ricordiamo che se io rado al suolo una duna, quindi la sbanco,
non è una cosa che dopo 2-3 anni me la ritrovo lì con lo stesso tipo di servizio ecosistemico, quindi con lo stesso tipo di beneficio che ci rende, cioè quello di trattenere la sabbia, di non costringere magari anche gli stessi gestori dei lidi a dover fare i ripascimenti, cioè di rimettere sabbia portata da altre parti o magari tolta al largo e portata a riva per, no, poter continuare la stagione a mettere gli ombrelloni, i lettini e accogliere clienti. Quindi diciamo purtroppo si è scoperto, no? Si è aperto questo vaso di Pandora e come è stato sempre detto da un anno a questa parte da tantissimi ornitologi e anche ambientalisti, purtroppo il Java Beach Tour è stato in realtà un'opera di greenwashing enorme. Purtroppo insomma si sono fatti scoprire da sole, insomma hanno fatto queste richieste ufficiali in cui chiedono di che sia commesso quello che è un reato ambientale. Sì, e ad oggi si riconosce che questo Java Beach Tour fosse una fregatura a livello ambientale o ancora per l'opinione pubblica è stato un evento in più ecosostenibile? Allora, sicuramente per tutti quanti gli scienziati, tutti gli ecologi, biologi marini, gli ornitologi e anche tutte le altre associazioni ambientaliste come la Lipolo, il Legambiente e anche, devo dire la verità, molte sedi del WWF regionali, perché il WWF ha sia il WWF Italia che è un'organizzazione nazionale, sia le varie sedi regionali, per molte di queste è stato chiaro fin dall'inizio. Io ho spiegato sia su rivista Micron che su altre riviste, ma anche tramite i miei canali social, tappa per tappa, quali erano le criticità, perché appunto questo Java Beach Tour non si doveva fare, non si doveva fare in questo modo soprattutto. Devo dire che ho riscontrato un grandissimo interesse anche da parte dei fan. Sono sincera, io mi aspettavo insulti, perché poi tante volte, no, ci si innamora di un cantante. E a me insomma piacciono anche tante canzoni di Jovanotti, però ecco, poi ci si ricrede magari sulla persona, che ripeto poteva essere fatto con le migliori intenzioni. Il problema è che dopo tanto tempo che degli scienziati, degli ambientalisti ti dicono così non va bene, proviamo quest'altra soluzione, cerchiamo veramente di essere green, di rispettare veramente l'ambiente, tu non lo fai, inizia un po' a cadere quella che è la tua immagine che ti sei costruito come perfettamente green, ecosostenibile, amante della natura, eccetera eccetera. E sicuramente buona parte dei suoi fan l'hanno capito, e come sempre insomma una parte, no, di persone, quando vai a toccare quelle che sono poi anche delle tifoserie, no, se vogliamo, e poi è difficile veicolare un messaggio perché ci si chiude a riccio e non si cerca appunto una spiegazione razionale. Però penso che abbiamo fatto comunque un buon lavoro, ne sono usciti tanti articoli, tanta gente è venuta a conoscenza appunto di che cos'è il Fratino, di qual è l'importanza delle dune, e insomma io ho parlato con almeno 8.000 persone tramite i miei social e devo dire che da tutte ho avuto una risposta positiva. E appunto anche fan che mi hanno detto: oddio, ho preso i biglietti, adesso cosa faccio? Ho detto: adesso vai sapendo queste cose, è una scelta tua, io non posso dirti se hai preso 4 biglietti per tutta la tua famiglia di non portare le tue bimbe al concerto, non è una scelta che spetta a noi divulgatori, io ti dico cosa c'è che non va, così che tu possa vedere il neo, se vogliamo, il difetto, e poi compiere le tue scelte consapevolmente.